La pedagogia della liturgia ci porta a chiederci perché a 8 giorni dalla festa del Natale, iniziando l'anno, la Chiesa ci dà di celebrare la maternità di Maria, Maria Madre di Dio. Ma qual è la sostanza di questo discorso? Allora, nel 431 a Efeso viene fatto un concilio apposta per definire sta roba. Di sta roba, ma perché, che c'è stato importante, che cosa c'è di sostanziale, perché questo può essere importante per noi, che Maria è madre di Dio, in greco Theotokos, per gli ortodossi è una tradizione importantissima, vuol dire che la Beata Vergine Maria ha generato il figlio di Dio, Dio autentico, cioè vero uomo, vero Dio. Perché questo è importante? Perché di fatto noi siamo di fronte a questo anno, no? Come ci possiamo porre a questa cosa? Oggi anche la Chiesa prega per la pace, tanto urgente in questo mondo. Ma la pace è in te. Questo fatto che la natura umana, Maria, ha scoperto questa sua potenzialità, dicendo sì a Dio, tu puoi generare il suo, puoi generare Dio stesso in te. Pazzesco, cioè incredibile, la nostra vita può produrre il bene. Quante volte gli uomini e le donne di questo mondo se lo perdono questo? Se perdono il bene, se perdono la loro capacità di generare di fare qualcosa di bene. Questo è un anno che inizia, ci starà qualcosa di bello da fare. Se noi stiamo così, questi messaggi, mamma mia, uno riceve queste cose qua, ti auguro che l'anno prossimo vada meglio dell'anno passato. Perché l'anno passato io non c'ho niente da buttare via, cioè dici ma come, c'è avuto un tumore, c'è avuto una cosa, vabbè, perché non c'è stata la grazia pure in questo, certo che c'è stata la grazia, che mi aspetto l'anno prossimo, che sono Lucio Dalla, che l'anno che verrà devo fare, ma che stupidaggini sono mai queste? Io so che tutto è grazia, io so che tutto è bene e che ogni cosa della mia vita è fatta perché corrisponda alla grazia di Dio e io posso rispondere bene a tutto quello che mi succede. Possiamo tutti quanti corrispondere con il nostro assenso all'opera che Dio vuole fare in noi. Cioè, noi possiamo fare cose belle, noi pensare a crescere i bambini e gli insegniamo che possono fare cose grandi, che si una cosa bella. Uomini e donne che non sono migliori di noi, ma che semplicemente su Dio ti darà la loro vita. Se te quest'anno permetti a Dio di operare nella tua vita, tirerai fuori il sublime, tirerai fuori qualcosa di meraviglioso. Questa è la cosa. E allora ci stanno questi pastori che sono qui, che questi che vanno a vedere una cosa bella. Ecco, ed è questa la realtà, cioè perché questo sublime è in noi prima goderlo. Allora, questi vanno senza indugio e trovano Maria e Giuseppe, il bambino era già nella mangiatoia, perché questo è il segno che gli era stato detto loro. Un bambino a volte in faccia era già venuto nella mangiatoia, perché dovete sapere che, cioè, dovete ricordare, focalizzare che per quanto noi la rendiamo presentabile, la mangiatoia è un postaccio. Cioè, pensate che cos'è, cioè, se ci avete un bimbo, no? Se ci avete una creatura, ma anche appena nato lo metti dentro un posto così schifoso, ma no, è evidente perché Maria deve mettere in una mangiatoia questo bimbo, perché non c'era posto per loro in alloggio, dice il testo, cioè la parte degli uomini accoglie questa coppia con la gravidanza al termine, perché da fino a 9, per cui un bambino fa strano, un po' particolare. Siete quelli che si prendono anticipi da forza, andate a parte quel quartiere, no? Sapete quanto le famiglie sanno essere
feroci con quelli che non sono secondo gli schemi, non sono secondo la etica, e loro stanno lì, cioè, questo sarà il segno. Non ti aspettare che quest'anno le cose vanno tutte dritte, perfette, tutte insetti, di bave di animali, cioè quello che state dicendo, i rocci, le mucche, le cose, gli asi, i mani, non so se uno è un piatto con un baffo di suo del pranzo, che ci mangeresti, figurate dentro una mangiatoia se metti un bambino, ecco, non vi aspettate che per posto sbagliato, l'impero diventerà una cosa, non è qui, e invece quello è il segno, il resto di questo devono contemplare, devono imparare a vedere la bellezza lì dove tu non la cercheresti, a vedere la vita dove tu non la cercheresti, un bambino che non ci deve stare, essere messo al caldo, essere protetto, essere custodito, ecco, se c'è una cosa che nella mia vita io ho sempre attestato che Dio ha fatto le cose come io non pensavo, che Dio ha tirato fuori il bene dalle cose che a me sembravano sbagliate, veramente, come si dice, che Dio scrive dritto sulle righe storte. Allora, che cosa mi aspetto da questo anno? Che il Signore mi inviti a credere in Lui, che io mi fidi di Lui nelle cose che a me sembrano sbagliate, per trovare grazia lì dove io penso che grazia qui non c'è, cioè non ci può essere grazia, e allora quello trasformerà tutto in bellezza. Possa il Signore donarvi occhi per vedere la grazia di questo anno. Non vi darà un anno migliore, perché l'anno passato non è stato peggiore. Vi darà provvidenza. Era provvidenza l'anno scorso e provvidenza pure l'anno prossimo. Ma il cuore cambia. Io vi auguro di avere un cuore aperto all'opera di Dio. Avere un cuore aperto alla bellezza, perché pure nelle persone che ci stanno accanto, pure in tua moglie, nei suoi difetti, nelle sue paturnie, c'è sta la grazia. Dice, come sarebbe a dire? Perché no? Se te apri, quello è il momento di amarla, tua moglie. Quando tua moglie è insopportabile, quello è il momento di volergli bene. Sarà la tua occasione per tirare fuori la bellezza dell'uomo che sei. Che quando tuo figlio è insopportabile, quello è il momento di far padre. Quando una persona accanto a te sul lavoro, un collega, è veramente disastroso, quello è il momento di essere un collega, quello è il momento di essere un figlio di Dio. Ecco, possa veramente, come diceva la seconda lettura, lo Spirito Santo dire al nostro cuore costantemente, ma Dio è tuo padre, Abba, papà, dice questo, lo Spirito Santo nel cuore dell'uomo, secondo lettera ai Galati, che appunto abbiamo ascoltato, cioè che io tutte le cose, sì, ma Dio non mi frega, Dio è mio padre, Dio sta dalla parte mia, Dio è per me. È sicuro, guardate, se c'è una cosa che è sicura, non so se saremo all'altezza della grazia, non so se, diciamo così, le cose saranno fatte bene, però è sicuro che siamo figli di Dio. Il nostro battesimo lo certifica e la confermazione ha confermato questa dignità. Se con questa logica, con questa prospettiva leggi tutto, anche se un bimbo sta in una mangiatoia ci vedi il figlio di Dio. Anche se la situazione, anche nei difetti di chi hai accanto, ci vedi la grazia di Dio, ci vedi la tua occasione di crescita. Sia lodato Gesù Cristo.